sa, prova, prova. Non va il microfono? Che ridere, cazzo, c'è sempre quel... La testa di... no, dico, non parlavo di lui, ovviamente, dico, c'è sempre una, peccato che questa sera sia come tutte le... voi sapete, ma siete ignori, cioè siete ignorati, non tu, come... Siete... cos'è la gnosiologia? Ma che mi guarda, gula? Cioè, sapete a cosa andate incontro? Va lì con la minigonna. Cazzo, ti metto qui con la minigonna? Un vecchio eterosessuale. Come, non lo so, non mi viene la similitudine. Cioè, voi... Sapete cosa... Cosa stiamo a fare? Io non lo... Voi lo sapete? Registreremo un audiolibro. Vedi che non lo sapevo... Non te l'hanno detto? Allora è un casino. Perché audiolibro, sapete cos'è un audiolibro? Vedi, c'ho due... Ma non dite... Non ve ne accorgete? Ho due microfoni. Ah! Si sente uguale? Perché sono uguali, ma appunto... Dice, che simpatico. No, sto annaspando, non so neanche io cosa... Però la cosa importante è audiolibro. In America vanno tantissimo, perché gli americani sono delle teste. Però sta per prendere piede anche in Italia. Vuol dire che anche noi stiamo per essere... Cioè, così ci dicono, che gli americani non abbiano tempo di leggere... Ma questo succede anche nei libri. Se vai in America... Ma vai in America, stai qua a rompere... Se vai in America, è pieno nelle vai nelle librerie, vedi i CD, io sono andato lì, ma con scritto, non so, i libri di Grisham, libri di 100 pagine, sono 8 CD, due coglioni, cioè, no, già leggerlo, figurati, ascolta. Eppure loro se la in macchina, perché non hanno tempo, allora vanno in giro così, ascoltano uno che legge il libro e dice, hai letto? Sì, aveva in macchina, poi il telefono, non fanno stare un caso, però questi sono gli americani. Noi siamo un po', stiamo... Allora anche noi vorremmo copiare, cioè andare così. Però non è che non abbiamo quei... Non è, c'è stato anche qualche... Però noi vogliamo il comico, l'audiolibro comico.